vaporiera cinese. Questa è la mia scatola del cucito, molto disordinata perché qua è tutto mischiato. È abbastanza difficile trovare le cose. Tra l'altro, mentre parlavo, ho ritrovato questi che stavo cercando da giorni. Sempre in casa ho trovato questo, che è un piccolo contenitore per cuocere le verdure a vapore. Solo che noi siamo quattro in casa, quindi è praticamente inutile da usare. Ogni volta alla fine uso quello grande perché contiene molta più roba. E quindi ho pensato di unire l'utile al dilettevole e trasferire tutto quello che ho qua dentro qui, cambiare destinazione d'uso a questa vaporiera. Il vantaggio di questa vaporiera è che, essendo costruita a strati, posso suddividere bottoni, fili, spigli. E poi l'altra cosa geniale è che se ne trovassi un altro, in realtà potrebbe essere infinita e potrebbe anche essere una cosa per bricolare quello un po' più hard. Quindi viti, bulloni, stop. Inizio con il cambio di look esterno, così poi intanto si asciuga. Tengo il tavolo, che sennò mi cacciano di casa. Forse devo trovare una soluzione anche per la scatola dei colori. Iniziamo dal bordo, poi vediamo. Dipingo solo l'esterno, così sono sicura. Oddio, acrilico sul legno non si muove, però comunque aprendo e chiudendo continuamente, magari dopo un po' invece così, sono sicura che rimane perfetto. Nei secoli. Forse metto il bordeaux in mezzo e due viola e poi il grigio sopra o il blu sopra. Ci uso due viola, vediamo. Forse non userò il lilla dopo tutto. Se si sporca il bordo, infatti, poi dopo si incolla e non si apre più. Altra cosa da non fare mai, assolutamente per nessuna ragione al mondo, è diluire il colore nel barattolo con l'acqua, perché marcisce. Questo vale anche per la lavabile. Diventa una cosa puzzolentissima dopo poco. Se invece non si mischia l'acqua nel barattolo, può durare anni. Quindi mai diluire nel barattolo. Ecco, se invece di fare un cestino per il cucito facessi le viti e i bulloni, userei degli altri colori. Come ci sta? Uno. Ci sta. Ci sta. Vorrei lasciare un piccolo manico chiaro. L'idea è quella di chiudere con del cartone rivestito, naturalmente, i buchi della vaporiera, in modo che le cose piccole non cadano. Però, ovviamente, visto che faccio tutto il lavoro, mi dispiace lasciarle così bianche, quindi le voglio rivestire con della stoffa. Ho un amico molto molto carino che ha un negozio di stoffe e le stoffe, come i vestiti, passano di moda, perlomeno non è che passano di moda, però ogni anno arrivano delle collezioni nuove. Quindi lui ha i cataloghi che dopo 2-3 anni non sa più cosa farne, quindi li dà a me e io li tengo una scatola enorme, piena di stoffe di tutti i tipi, che uso per queste cose qua, felice, quindi grazie Marco. Questo facciamo qua dentro. Allora ritaglio un blu, un viola, un verdino mettiamo. Prendo la misura tutte le volte perché su due non mi serve tanta stoffa perché li faccio piatti, li rivesto e basta, però su uno dei ripiani voglio fare il puntaspigli, quindi per esempio io quando taglierò questo già vedo che non riuscirò ad inglobare lateralmente, cioè pelo pelo, quindi forse il puntaspigli lo farò con il blu. Mi deve bastare la stoffa per girarla intorno al cartone più la gomma piuma, quindi deve essere leggermente più grande. Quindi metto un po' di colla a caldo qua sopra. Non ci metto un altro pezzo di cartone, bensì la gomma piuma.
Metto un altro po', anche se un po' fonde la gomma prima, ma non importa perché tanto sarà tutto preso nella stoffa. Rifilo leggermente, tolgo gli angoli. Attenzione alla colla a caldo, attenzione, mille volte attenzione, mi sono ustionata. Una cosa bruttissima la bruciatura della colla a caldo. Ovviamente bisogna tenere fermo per qualche secondo. Che amore, molto molto carino. E gli altri sono più semplici. Che soddisfazione! Così li posso anche scegliere, che meraviglia! Ci mettiamo gli spilli e gli aghi. E sopra? E sopra i fili. Ecco come fare.